Grazie Lombardia, e questa volta sono davvero contento e orgoglioso di dirlo. Abbiamo appena finanziato 315 progetti, 315 iniziative che le realtà e le organizzazioni del terzo settore hanno messo in campo nei mesi di lockdown per rispondere in modo diverso rispetto alla normalità, ma in maniera efficace ai bisogni dei cittadini lombardi. Abbiamo dato a 315 organizzazioni un contributo a fondo perduto di 5.000 euro che ha permesso in quei mesi di realizzare comunque le attività. Dalla didattica alle terapie a distanza per i ragazzi disabili, dalla consegna dei pasti o del cibo a domicilio per le persone bisognose, oppure alle telefonate sociali agli anziani che rimanendo a casa isolati hanno bisogno di essere monitorati e avevamo bisogno di sapere come stavano. Tante, tante iniziative e addirittura anche le vacanze per i ragazzi disabili che purtroppo nei mesi scorsi sono rimasti in casa e avevano bisogno di stare un po' all'aria aperta e di cambiare un po' aria. Tanti bei progetti, tante belle iniziative che si sono realizzate grazie al contributo di Regione Lombardia. Sapere che 315 idee, 315 progetti si sono realizzati grazie proprio al nostro contributo ci dà gioia e ci dà soprattutto la consapevolezza di essere vicini al terzo settore in Regione Lombardia, che è una risorsa davvero straordinaria e meravigliosa, ma che dobbiamo accompagnare con mano perché possa realizzare anche col nostro contributo i propri progetti.